Il trasporto pubblico locale della città di Milano è un trasporto, diciamo, eccellente. Necessita, come sempre, di essere migliorato, implementato in particolare sulla superficie. Quello che serve tanto alla città è un miglioramento del sistema di adduzione alla città, quindi tutto il sistema del trasporto delle S regionali, in maniera che le 400.000 auto che ogni giorno entrano in città possano trovare gli autisti, coloro che devono usare l'auto perché non hanno un trasporto pubblico in grado di rispondere alle loro esigenze, possano decidere di non usare la macchina. Devo dirle che già oggi Milano gioca questo ruolo in Europa, è oggettivamente considerata una delle città che sta andando rapidamente in questa direzione. Ripeto, è necessario avere una visione di città e di area metropolitana, cioè rispondere alle esigenze di coloro che vivono fuori dalla città urbanizzata, ma che ne sono attratti per mille ragioni di lavoro, di studio, di cultura, di divertimento.